Malgrado sia evidente che capi indebitamente autoritari o battistrada creano un disastroso clima di dissonanza, a tutti è capitato di imbattersi in un direttore villano e spietato, l'antitesi personificata della risonanza, che tuttavia sembrava ottenere eccellenti risultati professionali. Se l'intelligenza emotiva conta davvero così tanto, come spiegare l'esistenza di questi meschini bastardi? Tanto per cominciare, osserviamoli da vicino. Solo perché un manager è più visibile di altri, siamo davvero sicuri che sia lui a tenere le redini dell'azienda? Un direttore generale a capo di una conglomerata potrebbe non avere collaboratori diretti. La figura che invece concretamente riveste il ruolo di guida e ha quindi maggior impatto sulla redditività è piuttosto quella del direttore di divisione. Si dice che il rapporto fra Bill Gates e la Microsoft sia strutturato in base a questo modello. Gates può essere un leader battistrada efficace, perché i suoi diretti collaboratori sono tecnicamente brillanti, motivati e ambiziosi. Questi ultimi, d'altra parte, tendono ad adottare stili di leadership risonante nell'ambito delle proprie divisioni, dove tale approccio è essenziale per promuovere il lavoro di gruppo su cui l'azienda ha costruito il proprio successo. Esaminando la questione del capo bastardo, occorre anche valutare se il leader presenti doti significative, tali da compensare il suo comportamento caustico e che potrebbero passare inosservate. Nei primi giorni di lavoro alla General Electric, Jack Welch adottò il pugno di ferro per avviare una svolta radicale all'interno dell'azienda. A quel tempo e in quella situazione il suo stile fermo e autoritario era appropriato. Quello che fece meno scalpore fu la successiva adozione da parte di Welch di uno stile sempre più improntato alle competenze dell'intelligenza emotiva, specialmente nella fase in cui delineò una nuova filosofia aziendale, mobilitando i dipendenti affinché vi si uniformassero. Sono Barbara Suigo e questo podcast è liberamente tratto dal libro Essere Leader di Daniel Goleman.